Buongiorno mondo, questa notte abbiamo passato una notte alla Hitchcock, sembrava di essere nel film Gli Uccelli, perché eravamo circondati da gabbiani che strillavano come matti, alcuni sono addirittura venuti sopra il camper a camminare con le loro unghiettine sulla mansarda dove dormivamo, tic 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 tic. Comunque adesso ci siamo alzati, abbiamo bevuto giusto un caffè e stiamo andando a cercare una pasticceria per prendere una cassatina o un cannolo per colazione. La colazione è bella sostanziosa siciliana, per vedere di partire alla grande, quindi game on ragazzi. Ok, colazione fatta, però non vi abbiamo registrato e filmato niente perché la fame ha prevalso su tutto e vi possiamo solo dire che abbiamo mangiato lei un cannolo siciliano bello riempito e io una brioche tipo bombolone alla crema pasticcera, molto buoni, non eccelsi, però ci hanno soddisfatti per la colazione. Adesso stiamo andando verso il lungomare, o comunque verso il mare, perché da lì dovremmo trovare una scalinata artistica fatta, penso, sempre di maioliche, di ceramiche dipinte a mano in questa zona. Ve la facciamo vedere se la troviamo. Fa già caldissimo, io ho prestato il mio berretto a lei perché lei ha dimenticato il suo, quindi ho pareggiato i conti con l'anno scorso a Matera quando io stavo schiumando sotto il sole e lei mi ha prestato il suo, quindi pari e patta. A dopo ragazzi, ciao. Eccoci arrivati alla scalinata artistica, è questa qua sotto. Adesso andiamo dalla parte bassa per vedere l'effetto che fa e fare una foto con la Simo, che è tanto contenta di fare le foto sempre. Una gioia far fare una foto alla Simo, è come cosa? Vincere la lotteria. Ecco, noi non abbiamo vinto la lotteria e lei non vuole farsi fare le foto. Google Maps ci fa prendere delle strade impensabili. Siamo scesi per una discesa ripida così, da fare tutta col freno motore, e adesso ci mancano 5 km all'area sosta della Scala dei Turchi, ma guardate in che strada ci sta facendo andare. Speriamo di non rimanere bloccati da qualche parte. Svolta a sinistra. Alla Scala dei Turchi, o meglio al parcheggio dei camper in prossimità della Scala dei Turchi, che si dovrebbe raggiungere scendendo da qua o comunque con la navetta che ci porta direttamente alla spiaggia in fronte alla Scala dei Turchi. Ma siamo arrivati ovviamente alla mezza, in pieno sole, come vedete si schiuma di caldo, abbiamo avuto una birretta che aiuta sempre. Adesso la Simo sta cercando di fare un po' di sistemazione in quel caos che ha combinato nell'armadietto dei libri. Non l'ha combinato lei. Comunque mi ha fatto partire il frigo, abbiamo fatto tutti i soliti magheggi che si fanno col camper quando si arriva, attaccata la corrente e niente, adesso ci mettiamo i costumi e andiamo in spiaggia. Thank you.
hours later. Abbiamo sfruttato la navetta dell'area sosta camper dove siamo e ci siamo fatti portare a Porto Empedocle sotto la torre Carlo V. Adesso andremo a farci un giro nel centro, che penso e presuppongo che sia da quella parte lì. Non abbiamo preso le felpe perché siamo dei babbi e il clima sta peggiorando, e quindi lei ha freddo, io freschino, e andiamo a cercare qualcosa da mangiare. A dopo. Sicuramente la maggior parte di voi lo saprà, io invece ero un po' ignorante in materia, ma me l'ha detto la Simo. Siamo venuti qui proprio per quello, siamo venuti a Porto Empedocle perché è il paese natale di Andrea Camilleri, del quale lei ha letto tutti i libri, è matta come una cicogna, e non sono matte le cicogne, sono matte le cicogne, e è voluta venire qui per vedere tutti i posti che hanno ispirato la città di Vigata, dove Montalbano andava in giro, ed è ispirata parzialmente a Porto Empedocle. E qui siamo proprio davanti Muralis, che lo rappresenta. E ora che tutti i punti di interesse di Porto Empedocle li abbiamo visti e visitati un po' alla veloce, indovinate cosa stiamo andando a fare? Mangiare. Strano,